che continuamente ci dà delle belle soddisfazioni. Abbiamo visto le nostre società protagoniste sia in passato, nel presente, ma anche sicuramente saranno anche nel futuro, per ciò che riguarda il volley in generale. Ma in questo caso parliamo di un risultato importante sotto diversi aspetti. Il primo, perché mette in risalto le giovani, le nuove generazioni di pallavolisti canavesani, che raggiungono risultati elevati e sono capaci di giocare alla pari con realtà molto più grandi, dove naturalmente il bacino d'utenza è enorme. In più pone anche l'accento su un territorio, quello delle valli, in particolare della Valle Orco, che spesso viene citato più che altro perché alla fine la gente tende a scappare, si dice a livello demografico sempre meno gente, mentre in realtà ci sono grandissime potenzialità. Ebbene, per scoprire quello che è un fantastico risultato colto dall'ACV Locarno Volley, abbiamo invitato due ospiti perché ci racconteranno appunto di questo, non solo di questo risultato, ma dell'evoluzione della società e delle squadre a livello provinciale e regionale. Buonasera ai nostri ospiti. Allora, abbiamo con noi Daniele Vernetti, buonasera, l'allenatore della CV Locarno Volley, certo, che ha raggiunto un risultato eccezionale, quello di conquistare il secondo posto nelle finali provinciali, quindi il pass per i regionali, bravissimi. Grazie. E con noi abbiamo anche Mauro Boggio, vicepresidente della CV, buongiorno, già nostro ospite in altre occasioni. Mauro, torniamo a parlare ancora una volta di quanto sta facendo bene la CV. Bene. Allora, partiamo da te, Daniele. Allora, raccontaci un po' di questa finale. Tanto, grande cosa, Locana, comune piccolo, 1600 abitanti. Anche meno. Anche meno, perché demograficamente poi c'è sempre, come dicevamo prima, cambiamenti costanti. È stato, insieme al Parella, società di lungo corso, l'unica due società a portare ben due squadre alle finali provinciali, una maschile e una femminile, e con la maschile avete raggiunto il secondo posto. Allora, raccontaci un po' di queste finali. È stato un evento eccezionale, mm-hmm, proprio per il nostro bacino d'utenza. In effetti abbiamo raccolto moltissimo con dei ragazzi, appunto, nata da un'amicizia comunque tra di loro, perché fanno parte tutti delle stesse classi, quindi i ragazzi sono tutti 2011, okay, quindi vanno anche a scuola insieme, quindi uniti da questa amicizia anche fuori dalla... è partito 2 anni fa il ragionamento, perché comunque erano... due annate, 2010-2011, okay, molto di prospettiva, e quindi siamo riusciti a creare un gruppo molto importante. Già l'anno scorso con i 2010 abbiamo raggiunto sia con gli maschi sia le provinciali che le regionali, quest'anno con le riserve dell'anno prima, e che riserve, nel senso che si sono impegnati moltissimo, sono diventati più bravi loro, e abbiamo raggiunto il secondo posto alle provinciali con un gioco di livello significativo, e quindi il pass per le regionali come teste di serie, oltretutto, quindi avremo la possibilità anche di giocarci le finali regionali, insomma, con delle prospettive interessanti. Assolutamente. Beh, decisamente importante anche il risultato della femminile, esatto, perché siamo partiti da 6 mesi. Esatto, una cosa particolare, in pochissime settimane siete riusciti, sì, a creare una squadra competitiva. Competitiva, perché comunque in 6-7 mesi di lavoro siamo riusciti comunque ad entrare alle provinciali, che per la femminile è un risultato importantissimo. Certo. Siamo partiti con 70 squadre femminili under 12, essere nelle prime 16 è veramente un orgoglio, anche perché, rispetto, il nostro bacino d'utenza è limitato, per cui è chiaro che così diventa veramente un risultato eccezionale. Poi in queste realtà come Locana
è ancora più sentito perché coinvolge ovviamente naturalmente non solo i ragazzi ma le famiglie, il paese intero, il paese intero, c'è molto tifo, infatti c'è molto tifo. Questo è un risultato che tra l'altro conferma il discorso avviato dalla vostra società, quello di puntare, naturalmente avete una prima squadra, ricordiamo Serie B maschile, protagonista quest'anno di una grandissima stagione, e non solo quest'anno, nelle ultime stagioni avete fatto sempre molto bene, però è vero che state facendo evolvere tantissimo anche il settore giovanile e questo è un bel biglietto da visita quello di Locarno. Sì, assolutamente, bisogna partire dal basso, dai giovani, per se vogliamo insomma, far crescere la società e quindi è quello che noi stiamo cercando di fare, sia vabbè, a Cognetti, a Locarno, con l'ottimo lavoro di Daniele e del suo staff, perché comunque... oltretutto quest'anno abbiamo anche fatto per quanto riguarda il settore femminile un accordo col Fenerbahçe di Serie A, siamo entrati nel My Club che è il loro club e dove ci sono continui aggiornamenti attraverso corsi con i loro allenatori principali e scambi di adesso a breve la nostra Under 12 andrà a fare allenamento con la loro Under 12 che chiaramente loro hanno un bacino d'utenza importante, quindi stiamo parlando di uno del momento più importante non solo in Piemonte ma in Italia ma addirittura anche in Europa. Infatti per cui voglio dire poi insomma Chieri quest'anno è la quinta forza del campionato e sicuramente punta moltissimo sul settore giovanile e per cui la crescita passa attraverso anche queste cose, assolutamente. Certo. Bisogna giocare dei semi importanti perché poi andremo a raccogliere il futuro, anche voi assolutamente. Per cui continuiamo a puntare sul settore giovanile, assolutamente. Daniele, torniamo a parlare, tu giustamente hai detto prima questa particolarità, che le vostre squadre sono andate sui banchi di scuola. Ed è bello il fatto di vedere come alla fine quelli che sono i compagni degli alunni che sono compagni di scuola e quindi tutti i giorni si vedono e studiano assieme, il fatto che anche nel tempo libero coltivino non solo quelle che sono appunto amicizie ma anche rafforzino il loro rapporto attraverso lo sport e questo è sicuramente importante. Sicuramente è importantissimo in una realtà piccola come la nostra, l'essere uniti, il fare squadra è fondamentale sia a livello su tutti i ragazzi comunque di Locarno, quindi è un aspetto secondo me importantissimo. Poi io come allenatore amo tantissimo il fatto di non solo andare a puntare sull'aspetto tecnico, tattico, ma dialogare con loro perché hanno 12-13 anni, quindi non devo essere solo un allenatore ma un educatore e in palestra riescono a dare parlando con loro e facendoli crescere in modo sano con uno sport come la pallavolo che ritengo uno degli sport più sani che esistono, riescono a trovare anche quei valori che secondo me saranno importanti per loro per la crescita non solo sportiva ma anche nella vita. Guarda Daniele, in più di un'occasione quando tramite i nostri format parliamo soprattutto di sport giovanile, lo diciamo, famiglia, scuola, ambiente sportivo sono fondamentali, sono le tre basi in cui, sulle quali devono poggiare i giovani di oggi per diventare gli adulti di domani, perché se l'ambiente in cui crescono non è l'ideale, questi tre ambienti non sono ideali, diventa difficile e il fatto che comunque per loro crescere anche in un gruppo sportivo dove si può appunto crescere non solo sportivamente ma umanamente, penso che sia fondamentale. È stata un'esperienza veramente importante perché è stata una crescita veramente esponenziale di questi ragazzi e di queste ragazze anche dal punto di vista sportivo, perché hanno dimostrato di essere in grado e di essere all'altezza di tutte le altre società che hanno bacini di utenza più importanti, quindi veramente è stato veramente un applauso, si sono impegnati tantissimo e hanno fatto una crescita veramente importante. Notevole. Ma ora effettivamente significa che la strada che avete intrapreso come Alto Canavese Volley è quella giusta.
Quanto è importante secondo te, anche non solo, tu sei anche padre e quindi alla fine non sei solo un dirigente sportivo o uno sportivo, capisci benissimo anche quanto il vostro ambiente sia quello dove alla fine i ragazzi devono esprimersi e devono crescere. Quanto è importante per voi questo aspetto? Beh, quello è fondamentale, fondamentale, perché comunque, come hai detto bene tu un attimo fa, cioè, lo sport deve aiutare a formare gli adulti di domani. La famiglia, lo sport, la scuola devono aiutarci, e noi cerchiamo di fare il possibile per portare avanti questa missione, chiamiamola certo. Così. E, magari non sempre si riesce, però voglio dire, esatto. Però la voglia di farlo. La voglia di farlo, esattamente. È importante che i ragazzi e le ragazze vengano in palestra, si divertano, facciano gruppo, e al di là del risultato sportivo, che poi, vabbè, in questo caso è sempre importante. Aiuta, però, aiuta. Esatto, aiuta. Però il fondamentale comunque è il... Infatti noi comunque non, nei nostri allenatori non mettiamo pressione per i risultati, per noi l'importante è che comunque insomma, che chi viene in palestra si possa essere un qualcosa di positivo, ecco. Certo. Poi è vero che, signori, quando c'è l'agonismo di mezzo, no, il certo, risultato aiuta, Il risultato aiuta sempre. Un bel risultato come quello raccolto appunto in questo caso, certo, stimola a fare meglio. Sì. Però è anche vero che è fondamentale saper gestire con i ragazzi, come diceva anche Daniele, che non deve essere solo un allenatore, ma anche, diciamo così, mi permetto di dire questa parola, un padre un po' per tutti, uno zio, eccetera, in questo caso, anche dire, ok ragazzi, gestire la vittoria come la sconfitta in una maniera migliore, perché la vita è fatta di vittorie e di sconfitte. Però a proposito di vittorie, adesso a maggio ci saranno le fasi regionali, cosa dobbiamo aspettarci della Civilocana? Basta, noi ci proveremo, essendo arrivati con questo risultato secondi alle provinciali, saremo testa di serie anche alle regionali, per cui potremmo essere anche lì magari la sorpresa della manifestazione. Noi ci proveremo, ovviamente siamo tutti molto carichi, ci prepareremo per questo evento importante. Col tifo di Locana, diciamo, prima pronto a esplodere il cronovolo. Sì, siamo già pronti ad organizzare un pulma con tutta la popolazione. Adesso vedremo di aggregare anche a cuore di anche è così portiamo un tocco di... Un pezzo di canavese a livello No, questo è importante, perché il discorso di affrontare la cosa col sorriso, capisco che siete pronti, sapendo che si tratta comunque di un traguardo importante, è una manifestazione importante che può dare lustro non solo alla società, ma anche permettere appunto ai ragazzi di togliersi delle belle soddisfazioni. Il fatto comunque di affrontare anche con questo modo molto easy, se mi permettete il termine in inglese, comunque molto, molto non facile, ma comunque molto rilassato, è fondamentale. Però Mauro, alla fine tu hai detto, sì, prima, non creare eccessive pressioni non significa non voler far bene, ma semplicemente bisogna fare in modo che i ragazzi, ma anche lo staff tecnico eccetera, possa lavorare tenendo conto che a quel livello lì si parla soprattutto di crescita umana, certo, e sportiva dei ragazzi. Assolutamente. Questo che penso che sia anche per voi una cosa importante. Sì, sì, no, infatti, facevo prima, ribadisco assolutamente. Tra l'altro so che adesso anche per le ragazze la stagione non è finita, perché parte un altro campionato. Ah, esatto. Allora adesso e provano per la prima volta a giocare sì, in 6. Abbiamo la possibilità, perché comunque oltre alle 6 giocatrici che hanno partecipato alle provinciali, ho iniziato a coltivare anche alcune altre ragazze che possono aiutare ad allargare il gruppo, per cui dal 4 di maggio partiremo con uno sperimentale a 6, okay, per proprio in vista della prossima stagione, sperando di appunto di poter continuare con loro e fare un under 13 importante, perché comunque ci sono doti tecniche significative, quindi magari si riesce a dare. Chiaro che
con i numeri proprio di ragazze, sì, che, certo, eccetera, ovviamente non abbiamo un bacino d'utenza, per cui dovremmo coinvolgere anche qualche comune limitrofo, uh-huh, per cercare di portare più atlete possibile. Beh, all'interno. Però è vero che in questo caso può essere che sia al contrario, no? Tante volte, sì, purtroppo abbiamo visto, questo faccio da traino, no? Esatto, nei vari sport tante volte purtroppo, solo qualche settimana fa abbiamo avuto sempre di Locana i rappresentanti della società di calcio dicendo i nostri ragazzi sono tornati a giocare a Locana a calcio dopo che negli anni purtroppo per esigenze non c'era la società, che un po' c'è un po' non c'è, è tornato a esserci, e quindi questi ragazzi che hanno dovuto andare migrare tra virgolette verso la bassa per andare a giocare. Chissà che in questo caso non sia il contrario, che dalla parte più bassa del Canavese qualcuno decide di promuoversi, che poi alla fine dei conti non è che Locana sia fuori dal mondo, però dico a livello di strade, di fruizione, è vero che bisogna un attimino forse anche cambiare un po' mentalità nel senso buono, perché il Canavese e le valli, ripeto, hanno anche la possibilità di dare, e la dimostrazione è quella, certo, di dare tanto. Ma noi puntiamo molto sul settore giovanile, perché poi comunque questi ragazzi hanno la possibilità di, essendo insieme con la Civolle, non, certo, non vogliamo distinguerci, no, continuare a fare i passi successivi, continuare, no, certo, in un gruppo, avendo la possibilità, dove negli anni hanno la maschile portato in Serie B, la maschile, per cui è comunque un aspetto importante, tant'è che alcuni i ragazzi che sono, diciamo così, sono emersi l'anno scorso, che, certo, giocavano nell'Under 13, sono oggi giocano a Quarnia, nell'Under 15. Poi speriamo che qualcuno di questi possa crescere ulteriormente e arrivare un giorno a vestire, esatto, la maglia della prima squadra. La prima squadra, ma cioè questo è l'obiettivo. Certo. Che questi siano gli obiettivi, cioè puntare sugli aspetti del settore giovanile. Beh, perché è anche vero che negli anni lo sport è mutato tanto, e oggi è anche giusto, voi avete puntato tantissimo, dico te Mauro, nell'ultimo anno avete continuamente sfoltito il gruppo, arrivando ad avere sempre più giovani in prima, sì, squadra, sì, anche proprio a dimostrazione, poi è vero, alcuni arrivano da fuori, però sì, sono, sì, da traino, sì, certo, per i giovani, perché effettivamente oggi anche si dimostra che se si lavora bene con i giovani i risultati arrivano, e non bisogna sempre, massimo rispetto per chi è più maturo e che comunque dà, sicuramente può dar, trasmettere, chiaro, tanto ai ragazzi, però effettivamente voi negli anni siete riusciti a creare sempre più un gruppo di giovani anche in prospettiva, e quindi anche un discorso di progetto diverso, sì, sì, certo. Questo credo che sia fondamentale per tutto e per tutti. Bene, che dire, io vi ringrazio perché avete raccontato, ci avete portato un piccolo pezzo di Canavese, ma importante, la CV ormai è un grande pezzo di Canavese, perché ripeto, ormai siete arrivati a un livello, state portando il buon nome del territorio a livello nazionale. Bocca al lupo, continuate così, credo, tocchiamo ferro fino alla fine della stagione. Purtroppo sì, siamo un po' sfortunati, ultimamente abbiamo avuto qualche infortunio di troppo, per cui però è vero, cioè, che siamo lì, però... Però è vero, esatto, che comunque veramente tanto, sì, il cappello, no, certo, perché certo, quando ci siamo trovati la prima volta, sì, all'inizio, sì, sì, stagione, hanno detto c'era un progetto, tra virgolette, certo, sicuramente con una bella base, però c'erano delle incognite, queste, sì, incognite, sì, le avete fugate, esatto, tutte. Sì, no, no, su questo assolutamente, è stata un'ottima stagione, purtroppo... un po' segnata dalla sfortuna, dagli infortuni, purtroppo quella non è, quello non è, esatto, non è, però non ci sta nello sport, assolutamente, ci può stare, purtroppo, esatto. Daniele, complimenti ancora, perché ripeto, al di là del risultato, complimenti perché il fatto di aver preso questi ragazzi, di continuare a coltivare con loro un progetto del genere, è sicuramente importante, perché ripeto, dimostra anche che in realtà un po' più piccoli si può lavorare bene se c'è la voglia e la determinazione per farlo. Quindi io vi faccio i complimenti, faccio un grande bocca al lupo, grazie, perché diciamo così, di traguardi ce ne sono ancora tanti da raggiungere. Ci vediamo un po' più avanti, io sono convinto che ci ritroveremo, perché ci saranno altre cose belle da raccontare. Grazie per averci ospitato. Grazie a voi per aver raccolto l'invito, in bocca, grazie, al lupo, forza CV. Grazie ancora. Grazie, sempre forza CV. Grazie. Grazie.